Buonasera a tutti da parte dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Ci troviamo qui per la seconda puntata dei nostri giovedì del Parri e nello specifico oggi presentiamo il volume di Chiara Colombini, Anche i partigiani però, editore La Terza, che esce proprio oggi tra l'altro in libreria. Sono qui con noi, oltre all'autrice, che è una ricercatrice dell'Istituto Storico della Resistenza di Torino, anche alcuni altri ospiti, in particolare a commentare il libro c'è Santo Peli, già professore all'Università di Padova e uno dei principali storici della Resistenza italiana, oltre che membro del comitato scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Ci fa particolarmente piacere presentare il libro di Chiara Colombini perché fa parte di una collana fact-checking di La Terza, diretta da Carlo Greppi, che sta avendo un notevole riscontro, ma soprattutto perché Chiara porta a compimento in questo libro, a sintesi, un lavoro fatto da lei in diversi anni e in generale lo sforzo di ricerca degli istituti storici della Resistenza, di quello di Torino in particolare, volto a dare una rappresentazione della Resistenza complessa e articolata, in cui gli elementi di difficoltà, di fragilità e di conflitto non oscurano, diciamo, il valore militare, politico e civile di queste esperienze. In prima battuta, appunto, visto che si tratta di un volume che ha una precisa caratterizzazione editoriale, vorrei proprio chiedere a Chiara, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, la genesi e le motivazioni di questa pubblicazione. Grazie, intanto sono io che ringrazio per questa presentazione che mi fa veramente, veramente piacere, ancora di più nel giorno dell'uscita in libreria. E la genesi del volume va collocata all'interno della collana che tu citavi, che è quella di fact-checking, col primo titolo di Carlo Greppi, L'antifascismo non serve più a niente, poi con quello di Eric Gobetti e allora le foibe. Diciamo che sono partita dall'idea di parlare di resistenza a partire da tutti quei luoghi comuni che hanno punteggiato e hanno accompagnato tutta la costruzione della memoria della resistenza nel corso del dopoguerra, ma che adesso mi pare abbiano assunto, una conformazione ancora diversa, benché siano sempre uguali nella sostanza, una conformazione diversa nel senso che mi pare si siano fusi in una specie di discorso colloso, in una specie di amalgama, in cui non è più tanto importante stare a, almeno dal mio punto di vista, stare a sindacare da quale tipo di matrice culturale e politica provengano, quanto piuttosto andare a vedere che tipo di discorso complessivo producono. E quindi cercare di rispondere e prendere in esame questi luoghi comuni e queste rappresentazioni distorte, analizzandole e cercando non tanto di rispondere nel merito di polemiche legate a casi specifici, quanto piuttosto andare a vedere qual è il sostrato che sta sotto queste polemiche e di cercare di farlo rifiutando un po' il terreno su cui normalmente queste polemiche prosperano, vale a dire appunto quella della logica del caso singolo, dell'episodio singolo, della figura individuale, per cercare invece di riportare il caso singolo al contesto. Credo che lo sforzo più importante, almeno dal mio punto di vista, fosse quello di riportare da un lato appunto al contesto storico in cui tutto quanto si svolge, compresi i fatti e le polemiche che periodicamente vengono rilanciate, e dall'altro cercare di mettere in evidenza gli strumenti che sono a disposizione per confrontarsi con questo tipo di discorso.
E di strumenti ce ne sono molti, perché la ricerca degli storici e degli istituti storici della Resistenza in particolare ha prodotto negli anni dei lavori monumentali, dettagliatissimi e oltretutto ora con strumenti davvero facilmente utilizzabili online. Penso in prima battuta all'Atlante delle Stragi, che per me è stato uno strumento utilissimo in questo lavoro. Credo che appunto fosse, almeno questo è stato il mio intento, fosse interessante da un lato andare a ricollegare al contesto del 43-45 in prima battuta, alle questioni generali della storia della Resistenza e agli strumenti che sono a disposizione per poterle studiare e per poterle approfondire. Credo anche che che sia produttivo cercare di dare complessità alle questioni, di cercare di non, siccome la logica delle polemiche, tanto più quelle attuali che si condensano in post, in polemiche che si sviluppano con tempi veramente rapidissimi e per frasi che sono asserzioni nette, credo che non sia produttivo restare su questo terreno e che lo sia invece cercare di dare complessità alle questioni, di presentare le sfaccettature dei problemi. Ecco, questa è stata un po' la genesi del libro, ecco. Grazie. E tra gli elementi che hanno generato questo approccio alla resistenza, che non è un approccio difensivo o che torna indietro o che, come dire, risponde con la retorica alle critiche, ma che scende proprio nella complessità della vicenda resistenziale, c'è sicuramente quel fare la storia della resistenza al condizionale che anche tu citi, da Santopedi, e quindi ci fa piacere avere con noi qui Santo e gli cedo la parola. Beh, io inizierei da un complimento, da complimentarmi in modo molto sentito, perché mi pare che Chiara si sia assunta un compito estremamente arduo e ne riemerge in maniera notevolissima dal mio punto di vista. Perché dico che è un compito particolarmente arduo? Perché di fatto questo libro è contemporaneamente un'ottima sintesi della storia della resistenza nella sua complessità, che è il termine che più è ritornato già finora, ma nello stesso tempo è anche una storia delle varie memorie e interpretazioni della resistenza e è anche una storia dell'anti-antifascismo, per dirla così, e quindi è costretta in ognuno dei vari gradini nei quali si articola il lavoro, è costretta a tenere contemporaneamente, diciamo, insieme, a unire questi tre livelli e riuscirci, scrivendo molto bene, in modo scorrevole, in modo limpido, è una cosa che non è affatto alla portata di tutti. Credo che ci sia riuscita anche perché da molti anni lavora con intensità, su questi argomenti. Mi fermo su una constatazione. Oltre a complessità, che forse è il termine che ritorna di più nel libro, cioè ognuno degli step nei quali è organizzato, dice: ma tutto sommato, ciò che viene narrato e che a me dà molto fastidio perché è una cosa o stupida o falsa o strumentale, ecco, tutto questo va smontato attraverso la complessità. D'accordo. Però c'è un'altra questione, un altro avverbio, anzi, che ricorre molto spesso in questo libro, è finalmente. Questo finalmente è il finalmente dei corifei o della menzogna o della distorsione in qualche modo. Finalmente vuol dire, per esempio, non so, penso a Paolo Mieli che recensendo il libro La storia della resistenza di Mimmo Franzinelli e Marcello Flores, praticamente è denso di finalmente, soprattutto finalmente adesso si possono dire certe cose che non si sono mai dette o non si è mai osato dire o che sono state addirittura censurate o nascoste.
naturalmente lo faceva recensendo un libro scritto da Mimmo Franzinelli, e per esempio si applicava soprattutto ai delitti o agli scontri fra partigiani, rimuovendo il fatto che Mimmo Franzinelli ha firmato una ottima monografia su un caso di delitti interni alla Resistenza nel 1995, cioè 25 anni prima della sua recensione. Più in generale, quindi, questo finalmente è in qualche modo è una delle strategie, diciamo, che continuano a riazzerare il lavoro degli storici. Una delle considerazioni più amare dal mio punto di vista che viene fuori da questo libro della Chiara è che è come se lavorassimo, diciamo così, un po', non dico per nulla, è un lavoro da, diciamo che qualificherei come un dovuto, doveroso lavoro di resistenza culturale, è un modo di tenere il punto, ma è anche ogni volta che torniamo a riflettere sul nostro lavoro e, su, e, sulle sue, e sui suoi sviluppi, siamo anche tenuti a constatare che si riparte sempre da zero in qualche modo. Tu scrivi e dopo 10 anni, dopo 20 anni c'è qualcuno che dice non avete mai detto. Ecco, il finalmente, per esempio, non so, pensiamo al dibattito sulle foibe, anticipato e reso clamoroso recentemente dal volume della stessa collana, che... Ecco, finalmente si è parlato di foibe. Era ora che si cominciasse a sdoganare un argomento che è stato tabù. Dopodiché tu prendi in mano una bibliografia costruita decentemente e vedi che questi discorsi, cioè questa bibliografia data dagli anni 50 e contiene più di 300 titoli, no? Quindi in questo senso lavorare con l'entusiasmo e con la dedizione che mostra anche Chiara in questo passaggio, mi pare ulteriormente notevole. C'è una sola questione sulla quale non sono perfettamente d'accordo e sulla quale chiedo il parere a Chiara. A un certo punto dice, ma uno dei motivi per cui la storia della Resistenza viene definita come fasulla, eccetera, è questa narrazione che sarebbe stata una guerra totale, corale, alla quale partecipa l'intero popolo italiano, tutti gli italiani erano dietro la guerra partigiana, eccetera. E aggiungi, Chiara, in realtà ormai da decenni è difficile trovare traccia di questa narrazione che grosso modo si esaurisce negli anni 60. Io ho l'impressione, però ti chiedo appunto di smentirmi o di commentare questa impressione, che le cose non stiano esattamente così, perché è vero, come dici tu, che ci sono lavori monumentali di storia della Resistenza, un'enorme produzione da parte degli istituti, eccetera, e nessun storico serio di storia della Resistenza sposerebbe più queste idee. È altrettanto vero che se io prendo in mano i libri che vendono davvero, questa idea nazional-patriottica unanimista della Resistenza continua a essere estremamente diffusa. Penso, visto che c'è anche Filippo, al modo in cui Filippo Focardi ricostruisce diciamo il lavoro intenso, per certi versi anche meritorio, di Ciampi nell'intento di ricostruire un'identità nazionale forte e di rilanciare l'antifascismo, certamente ci dà una dimensione, una versione della guerra partigiana e della Resistenza estremamente più, diciamo, chiamiamola sinteticamente, genericamente nazional-patriottica. Ma penso al grande successo che ha avuto nel 2015, per esempio, possa il nostro sangue servire di Cazzullo. Allora, se operazioni come quella di Cazzullo, dove per l'ennesima volta ho assieme, ho il rilancio, perché mi mette uno dopo l'altro, Edgardo Sogno, i carabinieri, le suore, le monache, i frati, i vescovi, i renitenti alla leva, in qualche modo l'idea che la storia della Resistenza venda soltanto quando rilancia questa idea di resistenza unanime, che però anche un modo di rimettere fra parentesi per l'ennesima volta ciò che ha preceduto la Resistenza, cioè le guerre fasciste, e anche un modo di rilanciare sempre questa idea di italiani buoni, che
per qualche misterioso motivo non avevano subito un po' il fascismo, ma non solo riscattano, ma riscoprono la vera identità nazionale attraverso la guerra partigiana, alla quale partecipano pressoché tutti. Allora, se questo è vero, è difficile pensare che il ricorso a un'autorappresentazione nazional-popolare unanimista si sia esaurito negli anni 60. Sì, io rispondo. Certo. Io in realtà mi riferivo agli studi storici e non al discorso pubblico, Questo è il perché problema, appunto. sono due assi differenti, non coincidono esattamente l'uno con l'altro. Mi collegherei un attimo a quel finalmente che tu dicevi. Credo che il fatto che io abbia prodotto un libro che non è di ricerca, non è un libro di ricerca archivistica. Le fonti archivistiche che cito sono pochissime. È un libro che è costruito tutto sull'edito. Questo vuole dire che gli storici hanno prodotto tutta una serie di lavori sulla quale io mi baso, cioè non c'è nessuna scoperta mia. È un mettere a sistema quello che fa parte di un'amplissima bibliografia. Questo dimostra che è stato problematizzato a fondo anche l'approccio nazional-patriottico. Il problema è nel discorso pubblico, che credo si sposi molto bene con una rappresentazione della Resistenza che quando vuole. Una rappresentazione che quando vuole difendere la resistenza lo fa in termini pacificati, lo fa in termini il più possibile pacificati, smussando le punte e cercando di valorizzare quello che è una specie di lato rassicurante, una specie di faccia più spendibile nella sensibilità odierna nostra, che è una sensibilità che largamente si distanzia dall'idea dell'uso della violenza. Tra l'altro se ne distanzia proprio perché c'è stata la cesura della resistenza, proprio perché c'è stato lo sforzo, la sofferenza che si è condensata nell'articolo 11 della Costituzione, l'idea di rinunciare per sempre alla guerra e all'impiego della violenza viene da lì. Abbiamo una sensibilità che non ci permette o ci mette molto in difficoltà nel sostenere che i nostri, i buoni, siano stati con le armi in mano e abbiano sparato per riconquistare quello che volevano, una vita degna in una condizione di libertà ripristinata. È una sensibilità che secondo me, mette molto in difficoltà nel momento in cui ci si prova a misurare con le polemiche sulla resistenza, perché sono sempre incentrate sui lati più scabrosi. Allora, da questo libro sono praticamente assenti tutte le altre forme di resistenza, delle quali io non nego assolutamente l'importanza, sono convinta che siano tanto importanti quanto autonome rispetto alla resistenza armata. Detto questo, nel libro non ci sono perché non ci sono polemiche contro o attacchi contro le forme di resistenza civile, contro la resistenza degli IMI, contro la resistenza degli operai in fabbrica, la resistenza delle donne e via di questo passo. Le polemiche si incentrano sugli aspetti scabrosi che hanno a che fare con l'uso della violenza. Ora, secondo me, mettere da parte, non analizzare, non considerare come elemento fondativo della resistenza questo aspetto è come rimanere con le armi spuntate nel momento in cui ci si deve confrontare con le polemiche. È come se sempre si dovesse chiedere perdono di qualcosa, o comunque se ci si dovesse vergognare un po' e si dovesse tacere qualche aspetto. Credo invece che vada rivendicato per quello che è stato, ed è stato un movimento armato. Ovviamente, tutto ciò non vuole affatto essere un'esaltazione della violenza, né una giustificazione. Con quello che ho cercato di fare, e spero, almeno questo era il mio intento,
non è stato un tentativo di giustificare ogni cosa a tutti i costi. Non c'è niente da giustificare, io credo che ci sia da capire, da calare nel contesto e da capire, analizzare e capire. La narrazione a cui tu accennavi, che insiste sugli aspetti nazionalpatriottici, diciamo così, unitari, è una versione che è molto più semplice, più spendibile, nella nostra sensibilità, nella sensibilità di oggi, ecco. Certo, sono perfettamente d'accordo su tutto quello che dici. Ti chiedevo semplicemente se a me, per esempio, capita di, ogni tanto di avere un certo sconforto vedendo la distanza che separa. Cioè, è come se il senso comune che riguarda tutta la storia nazionale, in realtà, continuasse non solo a essere indipendente dal lavoro degli storici, ma proprio marcia in direzione opposta. Voglio dire. È come sì, dicevo, noi facciamo resistenza culturale, scriviamo, produciamo e ciò che si continua, l'elenco delle questi sei tappe del tuo libro identificano esattamente anche nella sua evoluzione tutte le articolazioni del discorso antiresistenziale, se vuoi, no? E non muta. Mentre dai anche conto benissimo, con grande capacità di sintesi, delle evoluzioni della storiografia degna di questo nome sulla resistenza, quello che colpisce è che sostituendo un piccolo gradino con un altro, eccetera, però sostanzialmente il discorso antiresistenziale è immutabile. Quindi il problema che noi abbiamo davanti è in definitiva il fatto che non è mai esistita. In Italia, mi pare, una egemonia culturale dell'antifascismo, anche se ogni volta che spunta un sangue dei vinti di pancia, diciamo, Madonna, sono arrivati, sono sempre stati qua, questo è un po' il problema, no? E quindi, se questo è il problema, io che ho una certa età comincio a sentire anche un certo sconforto, ma diciamo. Vale la pena di continuare naturalmente questa opera di resistenza, ci mancherebbe altro. Ho finito. Perché credo che sia l'unico strumento a disposizione, ecco, cercare di ritornare testardamente a riprendere le questioni e analizzarle, credo che sia anche l'unica cosa che si può fare, cercando di, almeno dal mio punto di vista, di non accettare il terreno, appunto, il terreno di scontro che viene proposto dalle polemiche, che appunto è il caso spot. Sempre isolato da tutto quello che lo circonda, perché credo che sia una logica perdente, ecco. Sì, ecco, questo ovviamente è un po' il tema di fondo della nostra conversazione. Prima di ritornarci, però, vorrei spendere qualche parola anche sul merito di alcune delle questioni che vengono trattate, senza svelare i contenuti dettagliati del libro, ovviamente, che vi invitiamo a comprare e a leggere, ma evidenziando che nella carrellata appunto di pregiudiziali o di senso. O di visioni semplificate della resistenza che caratterizzano il discorso pubblico italiano, quella che la resistenza appunto sia stata inutile o addirittura dannosa perché violenta, vigliacca, ideologizzata, egemonizzata dai comunisti, eccetera, ci sono alcuni spunti su questioni più complesse che secondo me rendono ragione del modo di procedere e di argomentare a cui Chiara faceva riferimento. Ne cito solamente due che secondo me nel libro sono trattate con grande acume, che sono il rapporto tra i partigiani e la popolazione civile, in particolare la popolazione contadina, e l'altro è lo sforzo dei partigiani, pur nel clima di violenza, di cercare di ricostruire delle forme di giustizia più o meno formale all'interno e dopo il 43-45. Ecco, questi due passaggi sono secondo me molto importanti perché affrontano questioni effettivamente complesse in cui la resistenza mostra le sue difficoltà, le sue fragilità, ma al tempo stesso mostrano anche il tentativo, lo sforzo di ovviare a queste problematiche, quindi un'intenzione di superare
queste fragilità. Ecco, io credo che relativamente a questo vorrei fare una domanda a Chiara. L'ultimo capitolo è La storia la scrivono i vincitori. Ecco un po' la sintesi, il sottofondo di queste polemiche è che appunto siccome la resistenza ha vinto, allora tutto quello che noi sappiamo di quel periodo è quello che hanno voluto dirci i resistenti o i loro eredi. Ecco, questo mi sembra un punto di partenza assolutamente contestabile, come tu fai, e quindi ti vorrei spendere due parole su questo, lasciando le altre questioni di merito al lettore volenteroso. Il microfono. Allora, avevo disattivato l'audio. Mi sembra che si ricolleghi in realtà bene a quello che diceva Santo poco fa, perché di fatto i vincitori certo ci sono, e come ci ha spiegato Filippo in tanti saggi, un discorso comune lo stabiliscono e scelgono che cosa raccontare e come raccontare. Mi sembra particolarmente utile considerare che questo tipo di narrazione comincia a nascere nel corso della guerra, e nasce nel corso della guerra per tutta una serie di motivi, a partire dal contrastare la propaganda della RSI, dal cercare di dare un aspetto coerente e convincente anche nei confronti della popolazione, nei confronti degli alleati. E questo nucleo unitario del discorso sulla resistenza, che deve rappresentare la resistenza come una lotta patriottica e una lotta unitaria di tutto il popolo, di fatto c'è, di fatto viene sostenuta per ragioni differenti dalle forze politiche, ed è però come un nucleo che sopporta anche le tensioni forti della guerra fredda. È un nucleo, forse è più efficace dire una specie di crosta, una specie di superficie sotto la quale però si agitano da subito delle declinazioni molto diverse tra di loro, che parlino di guerra patriottica i democristiani o che ne parlino i comunisti, sono due discorsi diversi. Che lo dicano i democristiani vuol dire fondamentalmente che è una guerra apolitica quella che è stata combattuta, è una guerra apolitica che è stata contro l'invasore fondamentalmente. È chiaro che anche per il fronte comunista, tanto per restare alle due principali forze, è un discorso funzionale, perché il PC si trova sempre nella condizione di dover giustificare la propria dipendenza da una potenza straniera. Dunque insistere sull'elemento della guerra patriottica è assolutamente funzionale. Detto questo, sono declinazioni diverse. La divisione che subito, nell'immediato dopoguerra, spacca le forze politiche fa subito rappresentare in maniera conflittuale la resistenza, sebbene questo nucleo tenga. Quindi quello che veramente è fuorviante, secondo me, nell'idea di una narrazione egemonica è rappresentarla come qualcosa di unitario, qualcosa di monolitico e così forte da poter zittire qualsiasi altro tipo di discorso. Questo è assolutamente evidente nei fatti, evidente per le divisioni che subito percorrono il fronte antifascista, e che non sia monolitica e che non sia contestabile è assolutamente dimostrato dal fatto che fin da subito, e non c'è soltanto la memoria fascista a contrastare questa narrazione, per quanto questa memoria lamenti sempre una congiura del silenzio, pubblica sempre, non è mai stata zittita, ecco, così come è sempre stata assolutamente
se non debordante, comunque molto prosperosa la memoria anti-antifascista su riviste e giornali, e veramente anche solo confrontarsi con questi nuclei di polemiche che ho cercato di analizzare nel libro, veramente sono quasi 80 anni che fanno da controcanto alla narrazione della Resistenza. Questo allora vuol dire che se un nucleo unitario c'è stato così forte e così capace di imporsi, non è stato. Forse questi vincitori sono stati sì vincitori, forse però non hanno potuto davvero imporre una narrazione. Bene, vedo che ci sono alcune domande da parte del pubblico. Io avrei una domanda che più che altro è un'osservazione di fondo, ma aspetto a farla appunto che tu possa rispondere a queste due domande. Quindi lascio la parola a Igor Pizzirusso se ci vuole riportare le domande del pubblico. Eccomi, sì, dunque c'è una domanda di Luciana Rocchi, che è una conoscenza della rete degli istituti. Chiede a Chiara in che senso le altre resistenze sono autonome, non ci sono nessi tra resistenza armata, resistenza civile, renitenza alla leva. E invece un'altra domanda di Laura Stocchino, che anche lei comunque collabora con gli istituti. È una domanda che più che a Chiara in quanto autrice del libro si rivolge a Chiara in quanto collaboratrice degli istituti della Resistenza, e quindi sarebbe una domanda che forse si può estendere anche a Mirko, a Filippo, a Paolo, Filippo Focardi e Paolo Pezzino che sono qui con noi stasera, e cioè forse dovremmo uscire dai nostri istituti e praticare un antifascismo più militante, riprendendo quel discorso che faceva appunto Santo, che non può essere quello del passato, ma che in qualche modo deve essere più praticato per contrastare, insomma, una certa narrazione che c'è su queste vicende. Prima di tutto rispondo alla domanda di Luciana Rocchi, ha ragione, ho utilizzato una parola sbagliata, ho detto autonoma, ma in realtà volevo dire forme che non sono subordinate alla lotta armata, che hanno una propria logica autonoma in questo senso, non che manchino i nessi, che manchino i collegamenti tra resistenza civile o resistenza nelle fabbriche e resistenza armata, semplicemente non sono forme di resistenza ancillari rispetto alla resistenza armata. Così credo di essermi espressa, di aver espresso più propriamente quello che penso. Quanto alla forma di antifascismo più militante, io francamente una ricetta non ce l'ho, ho l'impressione che ciascuno lo possa fare con gli strumenti che sente di poter maneggiare, lavorando su documenti o occupandosi di ricerca storica. Forse uno può, almeno io parlo personalmente, non ho una ricetta che possa valere per altri, però penso che l'attività che fanno gli istituti sia un'attività che non è soltanto culturale, che abbia una valenza civile forte. Grazie. Non so se Santo vuole fare un'altra domanda prima che io faccio la mia. Diciamo sarebbe abbastanza interessante forse confrontare diciamo, i lasciti, le eredità, le memorie delle resistenze europee con quella italiana, no? Cioè, noi prendiamo atto per l'ennesima volta, grazie a questo lavoro di Chiara, della densità e dell'invarianza per certi versi dell'anti-antifascismo nelle sue varie declinazioni. E mi chiedo, io lo chiedo perché non è una domanda retorica, sono abbastanza ignorante in proposito, che tipo di esito ci sia stato nelle altre nazioni europee, penso in particolare naturalmente all'Europa occidentale, però alla Francia, alla Danimarca, al Belgio, alla Svezia, se ci sia stato qualcosa di simile. Io ipotizzo che la nostra vicenda sia
sostanzialmente diversa, banalmente, semplicemente perché qua la nostra resistenza comincia molto tardi, ma è una resistenza contro il fascismo, che è un fenomeno, diciamo, che... E quindi in realtà forse il problema che abbiamo alle spalle, a monte, è che recuperare, diciamo, una tendenziale egemonia, diciamo, dell'antifascismo dovrebbe prima di tutto passare attraverso la capacità di fare i conti fino in fondo col fascismo, di assumerne la pesantezza, l'estrema gravità. È una cosa che, questo mi pare completamente ancora da fare in realtà, nonostante molti meritevoli tentativi. Mi fermo. Sì, sono d'accordo. Beh, se tu santo dici sono abbastanza ignorante sul fatto di un confronto europeo, figurati in che situazione posso trovarmi io, no? È sicuramente uno studio che andrebbe fatto. Io solo mi sono concentrata sul contesto italiano, ma sicuramente potrebbe essere produttivo, per quanto l'essere iniziata così tardi ha dato un carattere alla resistenza italiana che è specifico, evidentemente. E sì, quanto a fare i conti con il fascismo, comunque un problema che è stato affrontato da più parti, da più studi, e comunque il lavoro resta ancora lungo, di sicuro. Di sicuro, come ha mostrato il successo dei due libri di Francesco Filippi usciti di recente, mi pare che insomma il lavoro sia davvero ancora lungo, o come dimostrano gli studi di Filippo, a partire dal bravo italiano e il cattivo tedesco, insomma, è un tema enorme, importante, che è stato affrontato da più parti, ma evidentemente ancora, quantomeno se non nel terreno degli studi storici, quantomeno nel discorso pubblico, deve ancora radicarsi. Sì, infatti volevo anch'io rimandare, visto che parli di fascismo e di resistenza europea, insomma abbiamo qui Filippo Focardi, quindi dobbiamo rimandare a lui e anche al suo ultimo libro. Prima di chiedergli però se ha qualche cosa da dire, volevo fare a lui una domanda che, come dire, vuole un po' mettere in discussione questa operazione, in generale anche l'operazione, direi, della collana, quindi forse dovrei farla a Greppi piuttosto che a te, però insomma mi sembra giusto. Lo scopo di questa collana, come tu dicevi prima, e anche di questo libro, è di cercare di minare un po' quello che Santo descriveva prima con una certa con un certo pessimismo, cioè alla fin fine lo scarto tra il lavoro storiografico e il discorso pubblico continua a rimanere tale, anzi per certi aspetti sembra ampliarsi. Ovviamente questa collana che fa riferimento esplicito al discorso pubblico, dicendo vogliamo affrontare questo terreno, no? Per riportare nel discorso pubblico alcuni elementi di base della storiografia che vanno contro questi luoghi comuni. Ebbene, io ho qualche dubbio, su questo, come si è visto anche nel caso del libro di Eric, vedremo cosa succederà nel caso del tuo libro. Io ho un po' l'impressione che questo punto di partenza, anche esplicitato, tenda un po' a polarizzare i lettori, cioè tenda un po' a esaltare quelli che già sono d'accordo con questa posizione, che quindi si riconoscono pienamente in questi libri e, come dire, ne giudicano positivamente gli effetti, ne apprezzano i risultati. E coloro che invece sono su posizioni diverse, che si vedono in questi libri come gli accusati o gli esclusi o, diciamo così, gli altri, per così dire. Quindi che la polarizzazione invece tende ad aumentare in qualche modo. Io mi chiedo se per colmare quel vuoto non sia necessario accettare di più la sfida di scendere nel dialogo, nel confronto, anche acceso, anche acceso. Perché si ha un po' l'impressione che queste tesi che si vanno a criticare, a discutere, a mettere in discussione del discorso pubblico vengano sempre considerate un po' come appunto su un altro livello rispetto al lavoro degli storici. E
e su un livello tendenzialmente più basso e che, diciamo così, non meritino quindi o non siano degne di un confronto vero e proprio. Sono un po' sempre il senso comune, quella che gli altri chiamano vulgata, chiamatela come volete, ma la vulgata è sempre quella degli altri, cioè non è mai la nostra. Ecco. Questo è un punto che secondo me noi che vogliamo colmare quel gap tra il senso comune e la storiografia, dobbiamo prendere in considerazione e accettare anche di sporcarci un po' di più le mani. Mi rendo conto che è un'affermazione un po' provocatoria, però vorrei sentire il tuo parere. Ma io ho l'impressione che la storiografia sulla Resistenza, i conti con la vulgata, se vogliamo chiamarla così, la vulgata propria, l'abbia fatta e continui a farlo costantemente. Non mi pare affatto che ci sia un arroccamento a difendere una posizione fissa, è una No, ma il posizione problema è legittimare gli altri. Cioè, noi abbiamo messo in discussione Esatto. la nostra vulgata, no? Cioè, non la, abbiamo messo in discussione tutta una serie di cose. Però continuiamo a dire che quella degli altri è senso comune. Cioè, le posizioni diverse da quelle che noi vogliamo sostenere non hanno dignità storiografica. Sai, dipende se usi criteri storiografici nel sostenere le tesi che porti avanti, se costruisci i Però tuoi qui stiamo parlando libri. del discorso pubblico, eh? Cioè, giustamente qui si parla di come si fa a colmare il gap nel discorso pubblico, però qui sembra che noi continuiamo a dire che noi siamo la storiografia e gli altri sono il discorso pubblico. Ma io credo che Questo. il tentativo di questa collana, poi se ci riesce o no, è un giudizio che devono dare gli altri. Il tentativo della collana invece è cercare di mettere a frutto quello che gli studi storici hanno prodotto, non è una collana pensata per parlare ad altri storici, è una collana che cerca di parlare a chi di storia normalmente non si occupa, che magari è appassionato, ma che però nella vita fa altro o non necessariamente è quella ricerca è ciò che fa nella vita. E cercare di scegliere, però il senso comune va bene, lo puoi accettare? No, non è il caso, non è questo il punto. Quello che puoi fare è cercare di problematizzarlo se credi che nel senso comune ci sia qualche cosa che non funziona. Quali strumenti hai a disposizione per farlo, oltre che quelli del tuo lavoro attraverso la ricerca? Non capisco bene quale tipo di confronto invece tu avresti in mente, a quali tipo di risorse faresti appello. Il discorso sarebbe complesso e non voglio monopolizzarlo, però credo che questo sia un tema su cui riflettere. Guardiamo nei nostri volumi quante volte citiamo i volumi, diciamo così, dell'altra parte storiografica. Questo è un punto secondo me molto importante. Quali sono Però questi volumi? non voglio monopolizzare, però c'è un'altra domanda del pubblico, poi sentiamo anche il parere di Santo. Sì, eccomi. Dunque, la domanda arriva da Mario Renosio, che chiede a Chiara se non ritiene che ci sia stata forse un'eccessiva preoccupazione di mettere in secondo piano il tema della lotta armata e della violenza agita dai partigiani. Poi gli annuncio che si sta scatenando una bella discussione nei commenti tra alcuni che ci stanno seguendo, quindi poi magari cerco di fare un riassunto e di distillare i tratti più e magari sottoporlo anche a voi sotto forma di domanda. Intanto questa è la domanda di Mario. Non so se ho capito bene la domanda di Mario, se vuole dire che c'è stata. Un'eccessiva preoccupazione di mettere in secondo piano la lotta armata, quindi quasi un pudore, no? Una volontà di Sì. nascondere l'aspetto Sì, io bellico, un po' sono l'hai anche già completamente detto, però d'accordo. probabilmente ti chiede magari di Sono ampliare un po'. completamente d'accordo. Per conto mio, sì, è un aspetto che è stato al centro degli studi storici nell'immediato dopoguerra e insomma, per parecchio tempo, però comunque non negli studi storici, nel racconto, nel discorso pubblico, soprattutto adesso, sono completamente d'accordo. Secondo me ha una rilevanza decisamente, sì, credo che ci sia la preoccupazione che Mario indica, sì, di metterla in secondo piano. Sono d'accordo con lui. Santo.
No, e chiedevo appunto a Mirko, dice Mirko, nei nostri lavori non citiamo mai l'altra storiografia, quella dell'altra parte, e gli chiedevo quali sono questi lavori che dovremmo citare. A me non risulta che esista una storiografia avversa, a meno che ci riferiamo alla storia della guerra civile di tanti tanti anni fa, ecco, di neofascista, diciamo. Ma che esista una storiografia degna di questo nome che ha cercato di documentare, di dare spessore, senso storico alle varie questioni che affronta Chiara nel suo libro, erano tutti comunisti, eccetera. A me non risulta, a meno di volere promuovere a storiografia una serie di giornalisti e di interventi che partendo da oggi, gente candido degli anni 50, vengono su fino. Non la vedo. Se tu mi dai qualche titolo di monografia che mi è sfuggito, io sarò contento poi di darci attenzione. No, evidentemente non mi sono espresso bene perché vedo Vabbè, che... completo dicendo che in realtà mi pare che la lotta sia fra chi legge, studia e poi combatte una battaglia culturale con l'unico strumento che ha a disposizione e che è la scrittura, diciamo, e ti stai misurando con della gente che i libri non li legge, cioè che è completamente indifferente a questo canale di produzione intellettuale e di confronto pubblico. Non so se... Però, Santo, Un po' di permettimi, prima se la che gente i libri non li legge, non legge neanche questo di Chiara Colombini. certamente, e Capito? questo è Quindi, il problema, a meno che qualcuno la credo di denunci, no. non Il lo so. punto è che questo libro di Chiara Colombini, secondo me, verrà letto moltissimo, sicuramente, glielo auguriamo, e verrà commentato. Però vedrai che verrà commentato, come già quello di Eric precedentemente, in un modo molto polarizzato. Cioè, quelli che sono già a favore della Resistenza esalteranno questo libro come il libro che... ci spiega effettivamente che questi sono dei prodotti di senso comune, tutti smontabili dalla complessità della ricerca. Poi ci sarà un'altra parte che polemizzerà dicendo: ecco, l'ennesimo libro che non dà ascolto alle voci critiche, che continua a sostenere, eccetera, eccetera. Allora, secondo me, proprio per superare questo mancato dialogo che dici tu, è necessario sporcarsi un pochino di più le mani, cioè nel momento in cui il senso comune dice i partigiani, i vari elementi che Chiara ha preso in considerazione, è giusto ribattere colpo su colpo con le fonti, il fact-checking e tutto quello che volete. Però il problema è perché c'è un senso comune che insiste su quei punti, quali sono i nervi scoperti che quei punti emergono, e secondo me è necessario affrontare la legittimità di alcune questioni. Anche quando sono contro le nostre posizioni valoriali, ecco, questo intendevo dire. Quindi era una valutazione sul fatto se lo scopo della collana e del libro è quello di colmare quel gap, ecco, non sono sicuro che il metodo giusto sia questo. Poi giustamente Chiara mi dice: ma allora qual è il metodo giusto? Io le dico: non è così semplice saperlo, però secondo me se sulle questioni, diciamo, specifiche si va ad un confronto, ad una spiegazione, ascolto di alcune posizioni, mostrandone l'infondatezza dall'interno e non da una posizione un pochino, come possiamo dire, un po' dall'alto, un po' dall'altra parte, credo che forse potrebbe essere più efficace, però è una sfida che tutti noi ci poniamo. Io non sono neanche così convinta che sia quello lo scopo della collana, quantomeno non è quello lo scopo che ha animato me. Io posso dire che certamente nella bibliografia che ho utilizzato, ovviamente la mia formazione mi ha portato ad utilizzare la bibliografia che meglio conosco. Ho cercato di tenere conto e ho letto, mi sono confrontata anche solo per capire l'argomentazione delle varie posizioni, ho utilizzato anche una bibliografia che partigiana non è. L'ho indicata, certamente non ha la stessa rilevanza e non ha la stessa estensione di quella, diciamo, pro-resistenza. Questo
Questo fa parte della mia formazione, dopotutto uno scrive anche con la formazione che ha e con gli strumenti che ha, ma comunque non ho ignorato quello che c'è a disposizione dall'altra parte e le letture ho cercato di farle, poiché io le ritenga convincenti o meno è tutto un altro paio di maniche. Quanto allo scopo più ampio della collana, su questo sicuramente il più titolato a parlare è Carlo Greppi. Per quello che posso dire io della mia intenzione, il punto non è cercare di trovare un punto di sintesi. Io non sono convinta che serva questo. Io credo che serva confrontarsi con le obiezioni e cercare di motivare quello che si sostiene. Io non credo che sia necessario un terreno d'incontro o colmare un gap. Questa non è la mia posizione, francamente. No, ma Carlo Greppi che attenzione, peraltro. sì, no, il gap volevo da dire. colmare non è quello tra le posizioni diverse, è quello tra la storiografia e il senso comune, intendiamoci. È quello che uno può fare, almeno sempre dal mio punto di vista, poi forse sporcarsi le mani è diverso, io non capisco tanto bene come si debba fare. Cercare di entrare nel senso comune per conto mio. Quello che si può fare è cercare di dare complessità alle questioni. Devo dire, Io Carlo, da la vedo questo come punto. unica strada. Poi che si Carlo. riesca è un altro discorso, però almeno il mio sforzo è stato questo, cercare di dare complessità a questioni che vengono presentate come asserzioni secche e piatte. Grazie. Aspetta che Chiara, c'è una vi domanda di segnalo, Aldo sì. Borghesi anche. Sì, in realtà volevo intanto segnalarvi che Carlo Greppi, in quanto appunto poi curatore, direttore di questa collana, mi ha poi anche risegnalato su Facebook che ha dato un po' una sua risposta che comunque mi preme leggere. Lui dice che nella polarizzazione c'è una vasta area grigia che viene, per così dire, risucchiata dalla retorica, diciamo, un po' revisionista, e questi libri hanno l'ambizione di arrivare anche e soprattutto a loro. Quindi credo che questo un pochino vada ad aggiungere un elemento, in qualche modo a collegare parti del vostro discorso. La discussione su Facebook è veramente molto vivace su questo tema. Comunque, Mirko, hai scatenato un putiferio, Ne ho devo fatto apposta, così sai quanti dire. libri vende la Colombini dopo questa mia domanda. Grazie, Mirko. Fare un riassunto di quello che stanno scrivendo è pressoché impossibile, quindi magari andate poi a commentare, no? Voi stessi. Sono nei commenti appunto sotto al video. Leggerei invece la domanda di Aldo Borghesi, che sposta un po' l'attenzione, diciamo, da questo tema, e mi chiede come spiegare il progressivo allineamento della cultura politica moderata, cattolica e liberale sulle narrazioni di matrice neofascista. E si domanda se non ha avuto un ruolo in questo il fatto che, pur essendo numericamente importanti come espressione all'interno del movimento partigiano, in realtà sono sempre state formazioni di cui si è parlato meno, se vogliamo, di cui si è parlato poco. E quindi appunto Aldo chiede se questa ignoranza, diciamo così, se questa mancato racconto, mancata produzione storiografica su queste aree della resistenza non le ha poi portate ad appiattirsi appunto su una narrazione più neofascista. Ma io fatico, non so se ho colto bene la domanda, non credo che, non ho capito bene a cosa si riferisca riguardo all'appiattimento sulla narrazione neofascista. Allineamento lui parla, cioè probabilmente Aldo denuncia il fatto che quest'area moderata si è un po' allineata, si è un po' portato avanti queste tesi dello schieramento neofascista, perché probabilmente ignorata dalla storiografia. Ma Penso che forse questo intenda chiedere. non ho capito bene quando, a che periodo si sta riferendo. Vediamo se Aldo mi aggiunge qualcosa. Se Aldo può aggiungere. Intanto forse Filippo anche aveva una domanda, un intervento. Sì, no, un intervento, una considerazione in merito alla questione che hai scatenato, Emmi, sull'efficacia di questa collana. Io invece sono più ottimista perché da un lato guardo un po' le reazioni, soprattutto al volume di Eric Gobetti, no? E allora le foibe, che è il volume che ha preceduto quello di Chiara.
Ebbene, lì sì, da un lato c'è stata una forte polarizzazione, no? Molti si sono scagliati a destra contro Eri, però a un certo momento Panorama, che è un settimanale importante di quell'area, ha pubblicato una lunghissima intervista con Eric, in cui Eric ha ovviamente sostenuto le sue cose. Io credo che non ho memoria di un intervento così incisivo su organi, giornali, quotidiani o periodici della destra, in cui si riporta un punto di vista diverso dalla vulgata sulle foibe e sull'esodo che generalmente circola in quell'area. E quindi da questo punto di vista l'effetto non è stato negativo, non è stato solo polarizzante, ma ora poi ovviamente è solo, io ho notato questa pubblicazione su questa lunga intervista su Panorama, che però non è un giornaletto di quell'area letto da due persone, insomma ha una sua rappresentatività. L'altra cosa, forse, non so se posso permettermi di provare a interpretare la domanda di Aldo Borghesi. Allora, sì, probabilmente c'è stato un allineamento, cioè, non probabilmente, c'è stato un allineamento di settori della cultura liberale e cattolica su posizioni, diciamo, antiresistenziali tipiche, della destra anche neofascista, no? E qui però, piuttosto che identificare le ragioni di questo in una scarsa attenzione alle componenti della resistenza liberale o cattolica, io direi che gioca molto il diffondersi di un paradigma antitotalitario dagli anni 90 in poi, cioè l'antitotalitarismo, quindi con una forte matrice anticomunista, no? Che si diffonde e quindi porta certi settori all'area moderata su determinate posizioni. Io vedrei più questo elemento, però è una mia idea e poi ovviamente sarebbe utile confrontarsi direttamente con Aldo che ci può spiegare meglio che cosa intendeva. Una mia supposizione, una mia considerazione. Penso tu abbia interpretato bene, Filippo. In ogni caso, Aldo non, purtroppo non ha scritto più nulla, ma penso tu abbia interpretato bene quello che lui intendesse dire. In ogni caso, dopo l'intervista di Panorama a Gobetti, adesso voglio un'intervista del Corriere della Sera alla Colombini, così la tendenza Infatti, è così. attuata da Filippo si consolida. Non so se ci Oppure sono ho altre domande. invito da Paolo Mieli, ecco. Esatto, in persona. Non so se ci sono altre domande dal pubblico. A rinforzo di quello che diceva Filippo, aggiungerei che non possiamo nello stesso tempo ipotizzare che un'attenzione più o meno marcata della storiografia della resistenza a una componente invece che un'altra della resistenza sia stata in grado di determinare uno spostamento di opinioni che sono opinioni sostanzialmente politiche. Cioè, siamo partiti dal presupposto che la storiografia non riesce a incidere sul senso comune, c'è un gap, eccetera, e quindi nello stesso tempo immaginare che un'altra storiografia non avrebbe prodotto questo spostamento a destra di consistenti settori cattolici, eccetera, e moderati, mi sembra, come dire, improvvisamente passare all'idea che il nostro lavoro sia in grado addirittura di determinare spostamenti in negativo, ma di determinare grandi spostamenti. Io tengo fermo il punto sull'irrilevanza nell'orientare il senso comune, non di rilevanza assoluta, ma certamente il fatto che il senso comune viene costruito attraverso altri strumenti. Dico una banalità, ma secondo voi tutto il lavoro di tutti gli istituti storici della Resistenza sul confine orientale, sulle foibe, hanno spostato qualcosa di più o di meno rispetto a un paio di Secondo filmati me questo è il mio messaggio. di docufiction che Chiamarmi appena avevi fatto. sono. No, niente, esatto, c'è un problema anche col tuo audio, perché ti sento improvvisamente bassissimo e anche online mi segnalano che non si sta sentendo molto bene, quindi. Allora,
Aggiungo che non avete perso granché e proseguiamo. Adesso improvvisamente hai chiuso e improvvisamente si è tornato a sentir bene. È il karma, insomma. Allora, non so se ci sono altri. No, non mi pare. Altre domande? No, no, non ci sono altre domande. Allora, se non ci sono altre domande, io ringrazierei Santopelli, Filippo Focardi e in particolare l'autrice, e inviterei di nuovo all'acquisto, alla lettura del volume che era al centro della nostra discussione, e inviterei tutti a proseguire nel lavoro. Appunto per ragionare su quel gap tra senso comune e storiografia, cercando di superare le difficoltà e di guardare con un po' di ottimismo alla possibilità di diffondere anche nel discorso pubblico questi elementi che la storiografia da un po' di tempo è riuscita a evidenziare. Quindi grazie a Chiara, grazie al nostro pubblico. Di coloro che hanno partecipato alla diretta e alla discussione. Vi diamo appuntamento ai prossimi giovedì del Parri, che continueranno con cadenza quindicinale ad affrontare volumi in uscita sui temi della storia contemporanea. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie Chiara, ciao.